Ciao, avete presente il fatto che per parlare con gli operatori telefonici bisogna perdere anni di salute? Ogni volta, prima che qualcuno ti risponda, devi sempre assorbirti tutti i tasti, dall'1 al 100. Se desidera informazioni sui pagamenti, premere 1. No, guardi, io vorrei solo parlare con l'operatore. Per le tariffe, i costi, eccetera, prima è il tasto 2. No, grazie, mi bastano già le mie di tariffe. Per parlare con l'operatore. Sì, per parlare con l'operatore. Per parlare con l'operatore, ancora non è ora. E così via fino a quello stramaledetto tasto 100. Nel frattempo, parte quell'orribile musichetta con il volume di Adriano Celentano ed in sottofondo la voce. Al momento siamo tutti occupati. Intanto, dopo che ti sei sorbito quell'orribile musica per oltre 50 anni ed esserti perso il tuo stesso matrimonio, voi vi immaginate, davanti all'altare, voi tu prendere. No, aspetta, siamo al momento tutti occupati. Dopo che appunto ti sei servito quell'orribile musica per oltre 50 anni, ti risponde una persona di origine albanese, cresciuta in Giappone e trapiantata in Italia. Buongiorno, sono Irene, posso esserle utile? Cazzo, hai detto, scusa? Sapete cosa rispondo io? Sono definitivamente assente. Dopo il segnale acustico toccatevi le palle. Per non parlare poi degli operatori che ti chiamano in continuazione. Ma io dico, ma come fanno questi a sapere l'orario in cui vai di colpo? Guardate, è veramente incredibile. Non ti danno respiro neanche quando dormi. L'altra sera mi chiamano a mezzanotte. Salve, sono un operatore. Cosa sta facendo? E io con voce ancora impastata dal sonno e un po' spaventata perché se ti chiamano a mezzanotte cosa è successo? Rispondo delicatamente, ma resta un culo! Che poi, una volta che rispondi è finita. Sono capaci di insistere per intere giornate. Beh, d'altronde sono pagati per rompere le scatole. Era incredibile, l'altra sera avevo un appuntamento con una ragazza. Usciamo, una bellissima serata. Signori, nel momento in cui la serata sembrava farsi più interessante, sapete cosa è successo? Mi ha chiamato l'operatore.